Ho voluto, come dire, rendervi partecipi. Aspettate che mi sistemo un attimino meglio, così posso parlarvi bene. Scusate, mi sistemo. Allora, bene. Vi ho voluto rendere partecipi questa sera di quello che con grande sgomento è già qualche anno che da cittadina torinese sto vivendo nella mia città. Questo è quello che noi torinesi abbiamo visto e di cui abbiamo subito, diciamo, in questi giorni. Non ho nemmeno le parole per esprimere lo sconcerto di questa chiusura di Ramadan avvenuta nella nostra città. Partiamo dai cittadini, perché ce ne sono tanti che come me siamo sconcertati, ma non perché abbiamo qualche problema con un'eventuale integrazione, se di integrazione vogliamo veramente parlare, ma l'integrazione sappiamo tutti, cari amici italiani, che dovrebbe essere reciproca, ma non mi sembra molto reciproco tutto quello che sta avvenendo. Partiamo dal disagio cittadino, proprio dell'indifferenza che il sindaco Appendino ha nei confronti dei torinesi, che pur allestendo una manifestazione così numerosa, c'erano 15.000, e ripeto, 15.000 musulmani riuniti in preghiera per la chiusura del Ramadan, questo 4 giugno. Non si è nemmeno premurata di alleggerire il disagio della viabilità di Torino, quindi non ha formato, non ha, non so se non ha informato o comunque non ha predisposto che i vigili potessero appunto predisporre le segnaletiche stradali adeguate per far sì che Piazza Baldissera potesse essere attraversata con molto meno disagio, perché veramente c'era il caos e c'erano code lunghissime. Perché prima ho parlato di reciprocità? Visto che il sindaco Appendino ha questa grande apertura verso l'Islam, questa grande, come dire, empatia con questo popolo d'accogliere, nonché con questa religione d'accogliere, io da cittadina torinese mi domando come mai questa stessa empatia, questa stessa attenzione, questo stesso ruolo che comunque ha istituzionale non ce l'ha anche nei confronti della Chiesa Cattolica. In quanto lei non ha mai presenziato a nessuna funzione religiosa. Tant'è che quando è stata, come dire, eletta nel 2016, il giorno dopo era la festa della Consolata e lei assolutamente si è data fin malata, no? E da lì a oggi diciamo che questa attenzione nei confronti del popolo cattolico, questa integrazione di cui lei parla, o anche solo della fede cattolica da far conoscere, no? Aprendo le moschee come ha fatto il 2 giugno, non ha mai parlato di apriamo le chiese o dialoghiamo col popolo cattolico. Ecco, questa univocità del messaggio che lei vuole dare non solo alla città di Torino, ma addirittura si fa promotrice a livello nazionale con i suoi slogan di questa bellezza, tra virgolette ovviamente, per cui lei ci racconta che in tanti altri sindaci dovrebbero seguire questo suo delirio, secondo me. Comunque, 15.000 musulmani presenti alla chiusura del Ramadan. Era anche presente l'assessore Marco Giusta, che è l'assessore all'integrazione, il quale ha auspicato in futuro che l'incontrare l'altro diventi proprio la normalità. Ora io mi domando, ma proprio l'assessore Marco Giusta, che è stato presidente dell'Arcigay di Torino, ecco, non sa che altamente incompatibile con il credo musulmano, la sua situazione, no? Di apertura e di vivere il mondo LGBT. Lui non sa, Marco Giusta, che se si trovasse in un paese islamico rischierebbe proprio la vita, altro che incontrare l'altro debba diventare la normalità. Questa è un'ipocrisia dettata da una,
da una lobby, da un'istituzione che non si cura di quello che i cittadini, di cui i cittadini hanno bisogno, che non si cura di quello che le proprie tradizioni, le proprie radici, il proprio credo nazionale è orientato e proviene da tutt'altra natura, ecco. Non si cura di quello, perché se di integrazione sì, vera, si parlasse, allora la stessa attenzione rivolta al mondo musulmano dovrebbe essere rivolta anche al mondo cattolico. Ma la cosa che più mi ha lasciata ancora interdetta è che in tutto questo c'è la presenza costante del nostro vescovo Nosiglia. Ora, io mi domando, un vescovo che va alla chiusura del Ramadan e fino a un certo punto ci può anche stare, se di integrazione vera e di dialogo vero si parla. Ma quando un vescovo di una città non riceve i cattolici, perché ad esempio io e mio marito abbiamo cercato più volte un dialogo e c'è stata da cattolici italiani, con tradizioni italiane, c'è sempre stata una chiusura. Ma lasciamo perdere che ha tralasciato tanti incontri di cattolici che gli chiedono l'incontro e si rende disponibile all'incontro con i musulmani. Quello che mi ha lasciato più interdetta è stato il discorso rivolto il 4 giugno attuale del 2019, perché già in altre chiusure di Ramadan ha presenziato il discorso che ha fatto dicendo: cari fratelli e sorelle musulmani, ora io ricordavo che una volta la Chiesa diceva: cari fratelli e sorelle in Cristo. Ora è cambiata, come dire, la comunicazione. Vabbè, ha parlato del Ramadan, quant'altro, non sto qui a leggervi tutto quanto perché è troppo lungo, ma voglio leggervi un passaggio verso la fine, che anche lì mi ha di nuovo colpita molto. Dice: il 2019 ci ha regalato, detto ai musulmani presenti, il nostro vescovo, il 2019 ci ha regalato l'importante evento della visita di Papa Francesco ad Abu Dhabi e della firma congiunta del Papa e del grande Imam, che avrebbe firmato, come sappiamo tutto, il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Ora, noi sappiamo bene che la pace può essere raggiunta solo con un aiuto divino, non per trattati firmati, che abbiamo visto, i secoli di storia ci insegnano che i trattati umani vanno a sbattere sempre contro dei muri, contro l'inconsistenza della verità umana, contro l'inconsistenza della realtà umana. E quindi già che abbia fatto questo esempio mi lascia un po' perplessa. Ma la cosa che ancora più perplessa mi ha trovata è aver sentito quando ha pronunciato queste parole: il 2019 è anche l'anniversario dell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco e il sultano, governatore dell'Egitto e della Siria, nel bel mezzo della guerra che si concluse con il riconoscimento da parte di Al-Kamil di Francesco come santo uomo di pace e terminato a metter fine a ogni spargimento di sangue. Ora, c'è un po' di confusione, perché San Francesco all'epoca, quando si è recato nel mondo musulmano, non è andato per dialogare, non è andato per trovare un accordo, una quadra, per firmare trattati. No, San Francesco era andato nel mondo musulmano per predicare Cristo al sultano di Camì, perché San Francesco, come tutti noi abbiamo saputo fino a oggi, così ci era stato insegnato, si preoccupava della salvezza eterna di quell'anima. Quindi, preoccupato che quell'anima stesse seguendo un Dio sbagliato o comunque non stesse riconoscendo la sovranità di Cristo Gesù, di Dio, è andato in quel territorio con questo scopo, non con lo scopo di mediare. Tant'è che ha detto, ha fatto l'esempio San Francesco: se il tuo occhio ti fa peccare, strappalo e buttalo via. Cosa significava? Che se c'è qualcuno o qualcosa che cerca di toglierci dalla fede e dall'amore di nostro Dio, devi fuggire, rifuggire quella situazione pericolosa e di peccato per la tua anima. Quindi San Francesco e il suo compagno di viaggio non avevano nessuna intenzione di accettare l'Islam, bensì erano ambasciatori di Gesù Cristo,
il quale era venuto per la salvezza dell'anima di tutte le persone, di tutti gli uomini, anche del sultano. Quindi il sultano non ha ucciso San Francesco perché ha riconosciuto in lui un grande uomo di fede. Questa è la storia vera che oggi ci vogliono raccontare in maniera un po' falsata, un po', come dire, ammorbidita, per renderci accettabile quello che non solo non è accettabile, ma non è nemmeno comprensibile. Non è comprensibile che nella nostra società occidentale, nella nostra Europa, è in atto un processo di islamizzazione in maniera così silente, in maniera così, diciamo, tra virgolette, educata, dove non abbiamo nemmeno il coraggio di raccontarci, di dirci tra di noi che forse c'è qualcosa che non va, perché se proviamo a dircelo siamo subito additati come i cattivi del momento, come coloro che non sono abbastanza buoni, non sono abbastanza misericordiosi, che poi è sempre una misericordia univoca, dimenticando sempre il concetto di giustizia e soprattutto di verità, che ci hanno talmente intimiditi, frastornati, confusi, che veramente ci stanno cuocendo come una rana bollita nell'acqua bollente e non stiamo riconoscendo né l'errore e tantomeno il pericolo. Ma questo non tanto per noi, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli. Ora, il 4 giugno è avvenuto questo, quindi la chiusura del Ramadan con questo bel discorsetto, Appendino e Nosiglia insieme in questo bel quadro. Avete visto poi quei rumori, quei suoni, come ci sono familiari, no? All'inizio della diretta, no? Quel modo di pregare proprio è nelle nostre corde, noi sentiamo un richiamo a Dio, no? Con quella preghiera, quindi ce la vogliono per forza inculcare, inserire, no? Nella nostra cultura, no? Invece quei bei suoni melodiosi di quelle armonie, di quella pace, di quell'amore grande, di quell'amore vero, che nelle nostre chiese, per come ce le ricordavamo quando non c'era la confusione, ecco, quello veramente levava lo spirito. E cos'è successo oltre il 4 giugno? C'è stato un altro bel incontro con Nosiglia e l'Appendino, sempre nell'ambito musulmano. Quindi a 2 giorni di distanza, 2 incontri molto importanti nella nostra città, molto anche frequentati da questa sfera musulmana di persone, 15.000 persone, non sono poche, in una sola volta, bloccando addirittura il traffico cittadino, perché poi degli italiani chi se ne frega, l'importante è dare spazio alla minoranza, facendogli prendere tanta forza, calpestando la dignità dei cittadini italiani, calpestando la loro cultura, le loro tradizioni, calpestando la loro economia, calpestando tutto, perché bisogna fare spazio all'altro, spazio al diverso. Qua, cari amici, c'è un processo inverso. I poveracci siamo noi, quelli da accogliere siamo noi occidentali, siamo noi abitanti di casa nostra che siamo diventati gli ospiti, che dobbiamo entrare in punta di piedi nei nostri spazi, nei nostri ambiti, chiedendo quasi permesso e avendo quasi il timore di sbagliare qualcosa o di offendere qualcuno, senza ricordare che abbiamo tutto il diritto di rimanere dove siamo, con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, con il nostro credo, con la nostra fede, e che se di integrazione vogliamo parlare, questa integrazione deve essere equilibrata, deve essere ognuno segua la sua fede, rimanendo nella sua fede, riconoscendo nell'altro la libertà di poter professare e vivere la propria fede, perché accogliere l'altro non significa che noi dobbiamo diventare musulmani o dobbiamo pensare come musulmani, perché se così fosse vero che questo passaggio nel nostro occidente sarebbe di accoglienza, allora tutta questa prepotenza di pensiero non ci verrebbe imposto con questa violenza. Ora, anche perché la nostra nazione ha bisogno di sindaci e anche di uomini di chiesa, aggiungo, che si occupino prima
di quella che è la cultura e la tradizione e la fede italiana. E poi, avendo ben radicati in sé e ben radicato nel popolo la formazione di quello che è il nostro essere, allora sì, si può parlare di integrazione e di accoglienza, perché si rimane, si può accettare l'altro senza farsi fagocitare dall'altro. Ora, il 2 giugno che cosa è successo? Che c'è stato per il terzo anno consecutivo, ci ha raccontato l'Appendino, che è sempre molto orgogliosa di queste sue ideone. Lei non solo le fa le cose imponendole alla città, ma le fa pure con esuberanza, con una certa allegria, contenta, felice, portando anche la famiglia. E poi vi voglio dire un'altra cosa. Quindi, per il terzo anno consecutivo, l'Appendino ha organizzato la manifestazione Moschee Aperte. Anche lì un bel numero di musulmani che si sono riuniti, aperte tutte le moschee da poter visitare e quant'altro, perché prevede l'apertura al pubblico dei luoghi di cultura e religione musulmana. Non sia mai che questo si possa fare nei confronti delle nostre chiese, divulgando la nostra fede originaria, quella che era e quella che abbiamo conosciuto fino a un po' di tempo fa, perché adesso c'è un po' di modernismo, non vorrei dire, ma qualcosina di particolare, da cui perlomeno stare attenti, pregando, chiedendo allo Spirito Santo che ci illumini. Questo possiamo farlo, no? Ancora lecito per il momento, ecco. No, allora ci aprono le moschee, dobbiamo conoscere le moschee quando la nostra fede, chi la conosce? Ci vogliono dire la bellezza delle altre fedi senza averci prima insegnato la bellezza delle nostre. Dalle nostre scuole, dai nostri luoghi pubblici, ci vogliono far togliere il crocifisso. Se portiamo un crocifisso noi, guai, apriti cielo, siamo bigotti, siamo estremisti nella fede. Se invece si porta il velo, allora per carità, lì è quello mica un segno religioso, ma che cosa state dicendo? Quello è proprio un modo di essere, una cultura, ecco. Invece per noi il nostro credo, quello vale zero. Cos'è successo? In questo il 2 giugno, quindi a Moschee Aperte a Torino, l'Appendino ha detto, vi leggo, che si sta vivendo un momento di pace e conoscenza reciproca. Ora io vi domando, domani mattina, perché io anni che lo faccio, l'ho già detto in una diretta vecchia e non ho mai avuto la gioia di poter avere una risposta di questa conoscenza reciproca, di cui si riempie tanto la bocca con i suoi slogan il nostro sindaco Chiara Appendino. Voi provate, parlo alle donne perché gli uomini non sia mai, ma voi donne, quando andate nelle nostre vie, nelle nostre città italiane, provate ad incrociare lo sguardo di una donna con il velo, di una donna musulmana con il velo. Quegli occhi non incroceranno mai i vostri. Io è tanti anni che provo a dare uno sguardo a una donna musulmana, proprio per questa conoscenza reciproca, proprio per questo andarsi incontro, proprio per questo conoscerci. Quello sguardo non mi è mai stato ricambiato. Allora, cari amici, di che cosa stiamo parlando? Di quale conoscenza reciproca stiamo parlando? Di quale integrazione stiamo parlando? Io penso che i discriminati in casa nostra siamo noi. È tutto per una questione ideologica. Continua la Chiara Appendino e dice: dove conoscenza reciproca, dove migliaia di persone si ritrovano per ribadire come il sapere sia la principale via per vivere tutte e tutti insieme nel rispetto delle differenze. Il sapere, quindi, secondo l'Appendino, il sapere sia la principale via per vivere tutti insieme. E no, Chiara Appendino, cara Chiara Appendino, sindaco e non sindaca. Il sapere si può avere solo nella verità rivelata della nostra fede e tradizione, altrimenti non è vero. Quello che ci state raccontando è una menzogna. Ma ancora ha continuato l'Appendino, ha detto: un'iniziativa di successo di cui andiamo orgogliosi. Prima di tutto parla per te, Chiara Appendino. Io non sono orgogliosa per niente, e come me so per certo, posso portare numeri, la maggioranza dei cittadini torinesi fra 2 anni se ne accorgerà. Già il crollo ai 5 Stelle l'hanno avuto a livello europeo e nazionale, ma anche a livello cittadino, dove c'è la Raggi e l'Appendino fa pure rima, ragazzi. Se ne accorgeranno che queste tutte novità che pensavano di portare,
parlando, vi ricordate quando i Nudi e Puri lottavano per il popolo, dovevano cambiare l'Italia per il popolo e ora del popolo non si occupano minimamente, si occupano del loro piccolo mondo lobbistico. E allora, cari amici, lei dice, un'iniziativa di successo di cui andiamo orgogliosi, ricca di sorrisi. L'unica che sorrideva lì era lei, andate a vedere il video, c'era Nosiglia che era anche abbastanza impacciato perché io penso che sappia che cosa significhino tante cose. Non so perché si presta ancora a tutto questo, però era lì, non sorrideva per niente. Nemmeno il marito di Chiara Appendino, che era con la figlia, sorrideva. L'unica che sorrideva beatamente era lei, perché probabilmente non si rende conto dei gravi danni che sta facendo alla nostra città e all'immagine nazionale all'estero e in Italia stessa, perché le vorrebbe far cadere nel tranello tutti gli italiani. Con le sue funzioni, ovviamente, perché gli italiani popolo, nessuno cade nel suo tranello. Certo, chi ha le sue funzioni ci può imporre con arroganza e prepotenza questo modo di pensare ideologico, per il momento ce la stanno facendo, ma il popolo italiano è molto stanco e lo sta dimostrando. E quindi ha raccontato che tutti questi sorrisi, questa gioia, questa bellezza, ecco, verrà ricalcata in tante altre città italiane. Ecco, vi posso assicurare che questo è uno slogan. Tolta Palermo, in Sicilia, dove anche il sindaco di Palermo si è messo lì chinato a pregare in prima fila, non mi sembra che in Italia ci sia tutta questa euforia di correre, a inginocchiarsi in una fede che non è la nostra. Ma la cosa che mi ha un po' stupita ancora di più è che lei lì ha continuato a parlare di sua figlia e di suo marito. Allora io mi sono fatta due domande. Prima di tutto, sua figlia, io mi ricordo benissimo in campagna elettorale, quando nel 2016 il suo guru, perché per me a quel punto rappresenta un guru, Beppe Grillo, ha dato il corpo di Grillo ai suoi adepti, cioè i suoi candidati dell'epoca. Anche lei era candidata, solo che era incinta, e quindi il corpo di Grillo, che poi era un grillo liofilizzato, simboleggiando, quindi blasfemamente, simboleggiando il dare l'eucaristia, quindi il corpo di Cristo. Con blasfemia, quindi hanno irriso la nostra fede per poi adesso aprirsi alle fedi altrui, no, più che fedi, all'unica fede altrui, quella musulmana, che è quella che gli interessa di importare. Ma non solo, la cosa che mi ha stranita molto è che lei è molto orgogliosa, più e più volte, andate pure in internet, vedete, ha raccontato della presenza di suo marito e di sua figlia, quindi il 2 giugno. Per poi andare a fare le lotte per dare i figli alle coppie omogenitoriali, nonché chiamare genitore 1, genitore 2, nonché promulgarsi e diventare fautrice in prima linea delle unioni civili. Allora, io dico, sei un po' incoerente. Cara Chiara Appendino, tu che ti riempi la bocca, sei così orgogliosa di avere una famiglia, chiamiamola normodotata, cioè da te femmina, da tuo marito maschio, una bellissima bambina che chiama, presumo, mamma e papà i suoi genitori, perché ce la vedo proprio male una Chiara Appendino che si faccia chiamare genitore 2, al limite si potrà far chiamare genitore 1, però come mai si fa fautrice di un qualcosa che lei non incarna in prima persona? Ora, tornando al 2 giugno, che poi tra l'altro era una festa importante per noi italiani, no? Il 2 giugno, ma lei ha calpestato tutto, ha dato importanza solo ai musulmani, come il suo compare di battaglia che ha tirato su il pugno chiuso il 2 giugno, perché si parla solo di integrazione, giusto? Non siamo in tema, il 2 giugno si deve parlare di integrazione. Secondo me non conoscono nemmeno tanto bene la storia e vorrebbero insegnare a noi la storia, no? Il 2 giugno però abbiamo avuto un messaggio, visto che io sono mediugoriana, della Madonna a Mediugori che ci dice due frasi importanti che ho estrapolato, di cui vi voglio rendere partecipi. Allora, cosa ci ha detto Maria, la saggia? Almeno con lei non si sbaglia mai. La vera donna, la donna per eccellenza, la mamma per eccellenza, la moglie per eccellenza. L'innamorata di Dio per eccellenza, colei che ci porta a Dio, Gesù, suo figlio Gesù, colui che è morto e risorto.
quel Dio che ci ha insegnato di rispettare tutte le religioni, sì, ma di dare la vita per la nostra religione, di combattere per la nostra religione fino in fondo, di non essere vigliacchi, perché il nostro silenzio, il nostro falso buonismo, che poi è solo comodità, perché noi italiani alla fine, diciamocelo cari amici, siamo abituati a coltivarci il nostro piccolo orticello, finché non ci arrivano proprio i guai proprio in casa, finché abbiamo quel misero piatto di minestra che ancora non a tutti, ma a molti ancora riescono a mettere sul tavolo. Ma cosa ce ne importa a noi di levare la voce ed essere coerenti, non essere silenti in una volgare silenzio tacito assenso, quindi in una volgare approvazione di tutto quello che non va, perché se noi non leviamo la voce vuol dire che accondiscendiamo a quegli errori, ma se noi accondiscendiamo dobbiamo rendere poi conto alle future generazioni, a Dio, alla nostra coscienza di quel silenzio colpevole. Allora la Madonna il 2 giugno che cosa ci dice? Cari figli, solo un cuore puro e aperto farà sì che conosciate veramente mio figlio. Ora, se la Madonna a Medjugorje appare, così come sembra che anche la Curia romana sta dando un'apertura di dire non tutte le apparizioni, solo le prime sette, ma intanto già le prime sette, che siano vere, secondo la Curia va già bene, quindi se ci dicono che le prime sette sono vere, vuol dire che la Madonna sta apparendo. Ma se la Madonna sta apparendo e ci dice che voi conosciate veramente mio figlio, significa che sta parlando di Cristo Gesù. Quindi il 2 giugno noi avevamo un vescovo della Chiesa Cattolica che era la chiusura del Ramadan, mentre la Madonna ci diceva: conosciate veramente mio figlio. E che tutti coloro che non conoscono l'amore lo conoscano, ma conoscano mio figlio, ci dice la Madonna. Quindi conoscano Gesù. Non ci parla di firmare contrattini, di questa integrazione fluida. Che va bene l'integrazione, ripeto, ma un'integrazione rivolta a dire: io riconosco te cattolico come persona che vive questo mondo insieme a me musulmano e insieme camminiamo, io rispetto te e tu rispetti me. Ma se c'è rispetto reciproco, allora non deve creare problemi la croce, non deve creare problemi che mio figlio o mia figlia vanno in una scuola dove si festeggia il Natale, non deve creare problemi che mio figlio e mia figlia vanno in una scuola dove si ricorda la Pasqua. Allora vedete, cari amici, c'è qualcosa che non va. Ma sempre nel messaggio del 2, la Madonna, potete andarlo a trovare in internet, io non dico nulla di mio, mi limito a, come dire, ad osservare, ma ce n'è, ragazzi, ma se ci mettiamo, ma tutti siamo intelligenti, ma guardiamo le cose, non viviamo di corsa come ci hanno purtroppo portati. Perché ci fanno vivere una vita frenetica? Perché non vogliono che riflettiamo. Perché ci hanno creato i problemi economici? Perché non ci vogliono dare lo spazio per respirare e concentrarci su qualcos'altro che non sia arrivare a mettere un piatto di pasta da mangiare sul tavolo ai nostri figli? E in tutta questa corsa frenetica, che cosa capita? Che non possiamo dare il nostro pensiero, la nostra forza, il nostro tempo a difendere altrettante cause che sono ancora più importanti nel mettere un piatto di minestra o di pasta sul tavolo ai nostri figli. Comunque, la cara mamma celeste, come conclude il messaggio del 2 giugno? La mia via è la via dell'amore e della pace, la via di mio figlio. Quindi, di nuovo ci dice la Madonna che la via dell'amore e della pace, quindi quella pace firmata con i musulmani, in realtà non arriva da lì, ma arriva tramite suo figlio Gesù. Questa è la via che porta al trionfo del mio cuore immacolato. Di nuovo, se la Madonna ci ricorda che ci sarà il trionfo del suo cuore immacolato, sta a significare che stiamo parlando della fede cattolica, perché la Madonna ha generato Cristo. Ha incarnato suo figlio, ha incarnato una delle tre persone della Trinità. Quindi a cosa serve questa corsa odierna, moderna, di essere più siamo buoni e più accogliamo
Il diverso che poi è l'omosessuale, che è un peccato secondo la nostra fede, o che è il musulmano, che il musulmano non è che lo dico io, lo dicono loro, che per loro noi siamo gli infedeli. E quindi di quale accoglienza stiamo parlando? Io posso accogliere un musulmano, lo accolgo a braccia aperte e con il cuore aperto, se lui non mi vuole tagliare la gola perché mi considera infedele. Ma se mi considera infedele, come si fa a parlare di integrazione? C'è qualcosa che non va. Allora io mi preoccupo e mi dico: come mai nella mia città Torino, che ancora è italiana per il momento, in un Occidente inserita in un'Europa che ancora dovrebbe avere le tradizioni cattoliche, cristiane e giudaiche, come mai si dà sempre solo attenzione a questo Islam, a questi musulmani? Per carità, sono persone, per carità, hanno la loro fede, però finisce lì. Loro hanno la loro fede, noi abbiamo la nostra. Diamo tanto spazio alla nostra fede, diamo anche spazio alla loro e si vive insieme. No, invece qua cosa si sta facendo? Si stanno svuotando le verità teologali della nostra fede, quello si chiama modernismo. E si sta cercando di, prima ci hanno svuotato perché ci hanno fatto uccidere tutto il futuro delle nostre generazioni con l'aborto. Quei poveri figli che sono sopravvissuti ce li rimbambiscono tra alcol, droghe, divertimenti, vuoti, fini a se stessi, che poveracci non ci stanno capendo niente, ma quella è colpa nostra. Per poi farci invadere, perché numericamente questa è un'invasione, da un popolo che è ben radicato nella loro storia, nella loro cultura e nella loro fede. Questa è accoglienza? Secondo me no, ma anche secondo tantissimi italiani. Allora, giusto per dire un attimino, che cosa ha fatto l'Appennino da quando è sindaco, nei confronti dei musulmani e che cosa non ha fatto nei confronti degli italiani. Ad esempio, nel marzo del 2017, la Chiara Appendino, sindaco e non sindaca, che poi è una cosa ridicola, fa una lotta contro il genere e poi puntualizza che lei è sindaca, ma no, il vocabolario italiano ci insegna che è sindaco, quindi io continuerò ostinatamente a chiamare sindaco l'Appendino. Nel marzo 2017 la cosa stranissima che ha fatto e che forse a livello nazionale è passata inosservata, ma non è passata inosservata ai cittadini italiani, e per di più mi domando come mai un vescovo sta a fianco di un sindaco che nel 2017 ha creato la finanza islamica e ha fatto i tagli alla scuola cattolica. Da un lato ha permesso leggo come l'ha interpretata lei, perché non voglio dire una parola diversa dalla sua, ma già basta dire la sua perché i guai sono grandi, permettere una colonizzazione di banche islamiche per incoraggiare e incentivare i musulmani affinché, perché le banche islamiche che cosa fanno? Adottano, attenzione e ascoltate bene questa parola, adottino una finanza conforme alla Sharia. Da-da. Cioè noi a casa nostra dobbiamo dare spazio alla finanza islamica che deve mettere in atto la Sharia, perché la Sharia è la legge islamica che in materia di finanza prevede il divieto di chiedere interessi sui prestiti. Da qui era venuta fuori la disputa che l'Appendino non solo le vuole introdurre nella nostra città la finanza islamica, ma addirittura poi hanno fatto un giro di parole, hanno cercato di smentire un pochettino. Una finanza che sottostà alla Sharia in maniera che se poi si vendono gli immobili ai musulmani, ecco, loro non paghino nemmeno gli interessi perché questo non lo prevede la Sharia. Ma noi italiani deve andare bene tutto. Quindi qua c'è una disparità di istituti bancari tra un istituto bancario islamico sottostante alla Sharia e un istituto bancario occidentale italiano che con gli interessi ci mangiano vivi e per traverso, anzi proprio tramite gli interessi fanno i loro, come dire, i loro tornaconti. Di parte, sempre quell'anno, sempre quando vuole introdurre l'Appendino la finanza islamica, però, anzi, no, stavo dimenticando un pezzo, scusatemi,
Le nostre regole e tradizioni cattoliche, vi ricordo, avrebbero la stessa benevolenza nelle città islamiche. Mi domando, se noi dovessimo vivere da loro, avrebbero queste attenzioni, ma non solo. Queste attenzioni che l'Appennino ha in maniera veramente, a parte scriteriata, ma in maniera isterica direi, è sempre nel 2017 avvenuto sotto gli occhi di noi italiani torinesi, quando ha ospitato il Turin Islam Economic Forum a inizio marzo sempre del 2017, quindi obbligando la città di Torino in quelle giornate ad assumere costumi leciti secondo il Corano. Ma anche adesso al Salone del Libro è andata a mettersi il velo e lei si trova bene in questa realtà. Io però ce la manderei proprio a vivere in questo mondo da donna sottomessa, senza un ruolo istituzionale, quindi da povera tapina, come siamo la maggioranza di noi italiane, costrette a lavorare senza figli, facendoci pure appunto i tagli alle scuole cattoliche, perché non sia mai che riusciamo a educare adeguatamente i nostri figli e che magari qualcuno ce la possa fare, no, andiamo a tagliare, ecco. E quindi con un sindaco che è arrivato ad aprire alla finanza islamica e a tagliare i fondi alle scuole cattoliche, ecco, il nostro vescovo va insieme alla chiusura del Ramadan e non è la prima volta. Vabbè, a parte quello io mi domando, ma da sindaco, cara Chiara Appendino, non dovresti occuparti delle periferie così come ci raccontavi in campagna elettorale, come il guru Grillo negli anni precedenti, nudi e puri, crudi e puri, come si dice, dobbiamo lottare per il popolo italiano perché questa politica li ha sodomizzati e poi ci sodomizzate ancora più di tutti gli altri, che non vi state occupando né di periferie, né di tasse, né di sicurezza, né di asili, né di case popolari, perché le date prima agli immigrati, e non solo le case popolari, la sanità, qualsiasi cosa, gli asili. Io mi ricordo quando avevo mia figlia piccola che doveva andare all'asilo, io, mamma lavoratrice, avevo davanti a me, cioè avevano la precedenza rispetto a me le donne musulmane casalinghe, ma già vi parlo di quasi 30 anni fa, quindi, e vabbè. Un'altra cosa particolare che mi ha stupita appunto di questa, come chiamare, fluidità della nostra fede cattolica, così attenta alla fede islamica, ma così poco attenta alla fede cattolica, è stata l'omelia dell'11 febbraio. Io mi sono trovata per caso a Santa Rita, che c'era sempre il nostro vescovo Nosiglia a officiare la messa. Ho detto, ah, che bello, chissà che bella omelia sentirò. E invece era l'11 febbraio, penso che lo saprete tutti, era la giornata del malato, e mi sono sentita un discorso come se fossi in una corsia di ospedale, più o meno gli argomenti erano quelli, perché in questa omelia si è parlato molto delle attività degli operatori sanitari, ringraziandoli, delle cure, della malattia in sé, del dolore fisico, della fragilità, della carne e quant'altro, ma insomma, discorsi che sappiamo tutti, e basta aprire, leggere qualsiasi cosa, viverlo in prima persona, cioè non c'è bisogno che ce le sentiamo in un'omelia queste cose. Un'omelia dovrebbe servire a elevarci nello spirito, a farci sentire la presenza di Dio, anzi a farci ricordare che questa carne umana è veramente, siamo di passaggio, no? Come ci dice Visca Mediugori. Quindi questa finitezza della carne umana, da un pastore della Chiesa Cattolica, poi mi aspettavo anche almeno una piccola parte che si riferisse ai sacramenti, perché magari quando uno sta morendo, quindi un malato terminale che ha bisogno dei sacramenti, e chi lavora in ospedale sa benissimo la difficoltà di officiare i sacramenti a un moribondo, proprio perché non c'è più la cultura, perché le famiglie non vogliono, e quindi magari sarebbe stato bello da un vescovo sentirci dire: voi parenti di ammalati, fate sì che venga impartita l'unzione degli infermi ai vostri cari, perché comunque l'unzione degli infermi tante volte ha fatto anche riprendere in salute, e quella può essere una medicina. Oltre alle medicine, certamente lecito curarsi, farsi seguire dai sanitari, ma quello già, come dire, non è che ce lo devono dire in un'omelia, no?
Oppure che ci avesse parlato della Coroncina della Divina Misericordia, no? San Giovanni Paolo II, che è un santo ed è un papa, ne ha sempre parlato dell'importanza della Coroncina della Divina Misericordia al capezzale di un moribondo, no? Perché quell'anima verrà sicuramente salvata, anche se fosse la più grande peccatrice, se fosse destinata all'inferno. Queste sono le cose importanti da sapere quando siamo a fine corsa della nostra vita. Queste sono le cose importanti che i parenti nostri sappiano, di farci avere i sacramenti, di farci avere un sacerdote, la coroncina della Divina Misericordia, oppure le massime eterne, cioè la fine dell'uomo, il peccato mortale, la morte, il giudizio, dell'eternità, dell'inferno, insomma, il santo timor di Dio. Niente di tutto questo. Allora, personalmente, cari amici, io sto incominciando a soffrire di questa situazione, a soffrire perché sto capendo sempre di più che c'è una volontà di creare confusione e questa volontà purtroppo è a livello, è a tutti i livelli, a livello sociale, a livello culturale. Apriamo la televisione, i messaggi sono univoci, andiamo a scuola, i nostri figli ce li vogliono, come dire, gli vogliono riempire il cervello di cose non vere, di menzogne. Al lavoro parli con i colleghi, oramai non ci si capisce più. Si è presi dai problemi economici e non si è più attenti ai problemi reali, che sono i problemi economici, sono la conseguenza di questo decadimento sociale, di questo decadimento culturale, di questo decadimento valoriale, di questo decadimento di fede. Ora, tornando alla Chiara Appendino, perché sono partita con questo tema, è lei che ci sta il 2 giugno e il 4 giugno ci ha riempito qua di slogan musulmani, allora io ho fatto mente locale proprio perché vivendo a Torino io non posso non ricordare che cosa ci ha fatto in questi pochi anni la cara Chiara Appendino. Ad esempio, nel 2016 ha unito in matrimonio Gianni e Franco dopo 5 anni di convivenza insieme, quindi ha celebrato questo matrimonio. No, matrimonio, no, scusatemi, erroraccio, questa unione che lei considera matrimonio, ma che in realtà è un'unione civile. Ma perché vi ricordo questa cosa? Sempre per tornare a questa sua comunque delicatezza d'animo nei confronti del mondo musulmano, che non ha nei confronti del mondo cattolico. E cosa c'entrano? Ora voi mi chiederete, Franco e Gianni con questo discorso? C'entrano. Perché visto che lei è stata così buona da unirli in questa unione civile perché loro si volevano tanto bene, e lei è stata così buona e lei è così aperta ai discorsi di fede, allora io mi domando, perché Chiara Appendino, quando Franco è morto, tu non sei andata in chiesa al suo funerale? Dovevi essere lì in prima linea e invece non c'eri. Ma com'è Chiara Appendino che tu sei in prima linea solo quando si tratta di Gay Pride, quando si tratta di Ramadan e quando si tratta di Chiesa Cattolica? Dove finisci, Chiara Appendino? Io appunto mi ricordo che è stata eletta, ve l'ho già detto all'inizio della diretta, a giugno del 2016, il giorno dopo era la festa della Consolata e lei si è data febbre, cioè proprio penso che abbia qualche problema ad avvicinarsi ad una chiesa celebrante, perché è andata una volta a controllare i lavori, c'erano insomma fondi di mezzo, lì è entrata. Però una chiesa mentre si prega, come è successo per la chiusura del Ramadan, che pregavano, lei era lì, in una chiesa che c'era messa, no, no, sembra che non ci possa entrare. E la cosa anche particolare è che in quella messa mancata alle esequie di Franco a Santa Rita, anche lì c'è stata una cosa strana. Perché sono state dette anche durante Santa Rita, povera chiesa, una chiesa. Santa Rita è stata veramente la santa dei casi impossibili e penso che lei ci riuscirà a risolvere questo caso impossibile. Perché parlano l'11 febbraio, parlano degli ammalati e non nominano la salvezza eterna, non nominano il peccato, non nominano i sacramenti, eccetera. Poi fanno il funerale alle esequie di Franco, quindi si era unito civilmente
grazie alla Chiara Appendino che non ha partecipato. E cosa viene detto durante quell'omelia? Quando si cammina insieme nel percorso della vita, ha detto il sacerdote, capita di avere incomprensioni, ma sono solo cose passeggere che l'amore, come quello vero che vi univa, vince sempre. C'è un sacerdote che va a parlare di amore vero di una coppia omosessuale in chiesa. Io allora, chiariamo una cosa. La chiesa ha sempre accolto gli omosessuali, come ha sempre accolto le coppie divorziate. Accogliere significa accompagnare, significa sapere che poi sarà Dio a decidere, a conoscere quell'anima, se condannarla o meno, ma come per ognuno di noi comunque. Ma accogliere non significa avallare l'errore. E questa è la cosa che non sta funzionando. Sempre nella Chiesa c'è stata l'accoglienza nei confronti del peccatore, tutti siamo peccatori, nei confronti di chi cade, tutti cadiamo. Ma la Chiesa ci ha sempre insegnato che c'erano alcune azioni che erano peccato. Dal peccato si può uscire tramite un sacramento che si chiama confessione. E quello era il cammino che la nostra Chiesa ci insegnava. Non ci diceva diventa peccatore anche tu, così è più bello e così va meglio, no? Perché questo sembra tanto un po' quel discorsetto che il serpente sibilante ha fatto a Eva, che le ha detto: ma sai che questa mela è proprio buona? Mangiala. Adesso ci stanno dicendo: ma sapete che questo peccato è molto buono, molto bello? Eh no, cari amici, il peccato rimane peccato. La parola eterna rimane parola eterna. Dio non cambia le sue leggi in base al momento storico, se ci sono più musulmani, meno musulmani, se c'è la traversata, se non c'è la traversata, se ci sono gli accordi da sottoscrivere. No, Dio ci dice sempre le stesse cose da tanti anni, come la Madonna Medjugorje ci ripete sempre le stesse cose. Basta ascoltare, non bisogna prendere la via più semplice, la via la scorciatoia, quella là che ci fa fare le cose che a noi in fondo piacciono e quindi le giustifichiamo. Non è giustificando che si risolvono le questioni. Le questioni si risolvono conoscendo la verità. Se io conosco la verità, mi posso salvare. Un atleta come fa a vincere la sua gara? Allenandosi, soffrendo. Non vince la sua gara dormendo sul divano perché gli piace di più e mangiando tarta cioccolata come sto facendo adesso io ultimamente che non riesco a smettere. No, un atleta vince la sua gara facendo i sacrifici. Con un allenatore che gli dice bene quali sono le regole per allenarsi, qual è l'alimentazione corretta, quali sono gli esercizi corretti. Ma allora per questa vanagloria umana, perché ci si sottopone ai sacrifici, alle rinunce, a tutto quello che concerne anche per lo studio, per la carriera, per la politica, per qualsiasi cosa si fanno i sacrifici? Poi quando si tratta della nostra salvezza eterna, cerchiamo le scappatoie. Ragazzi, svegliamoci dall'oblio, svegliamoci dal sonno profondo, iniziamo a parlare, iniziamo a dire la verità. Se non ce la dicono gli altri, diciamocela tra di noi. Perché fra un poco capiterà una cosa e noi siamo gli ultimi che possiamo farlo. Siccome i nostri figli, che purtroppo non hanno avuto la fortuna di conoscere la verità come ci è stata insegnata e tramandata nei secoli per intero, ai nostri figli, a parte che non sono molto interessati all'argomento, perché questo mondo, la Madonna Medjugorje ha sempre detto, negli anni passati era un ripetere della veggente visca che diceva: la Madonna è preoccupata per i giovani e per le famiglie, la Madonna è preoccupata per i giovani e per le famiglie. E adesso negli ultimi anni la veggente mediana continuava a concludere i messaggi delle apparizioni dicendo: la Madonna chiede di pregare per i suoi pastori.
Perché tutto questo? Perché questi sono gli attacchi che il demonio sta facendo contro l'umanità, perché il demonio sa che ha poco tempo e sta cercando di portare quante più anime possibili nel suo mondo sotterraneo. Ma noi dobbiamo guardare la luce, noi dobbiamo cercare di salvarci e di salvare, perché abbiamo la responsabilità non solo della nostra anima, ma anche di quella degli amici, delle persone che ci circondano e anche delle persone che non conosciamo, perché la preghiera di intercessione è una preghiera potentissima di cui noi dobbiamo rendere conto. Noi non dovremmo rendere conto solo del male che compiamo, ma anche del bene che possiamo compiere e non compiamo. E nel bene ci sta ancora di più la salvezza delle anime. E per salvare le anime bisogna dire la verità, bisogna pregare, bisogna dare il buon esempio. Non bisogna fare slogan, essere menzogneri, raccontare una verità distorta, perché poi sono anche abili, mica il demonio si fa vedere brutto e cattivo, eh. Le persone che decidono di lavorare per il male sono abili nel trasmettere il male in una chiave di lettura buona. Però in fondo al cuore l'uomo sa qual è la verità, perché nel cuore dell'uomo risiede Dio. E più noi gli lasciamo la porticina aperta o spalancata o chiusa, e più o meno c'è la sua presenza. E in base alla presenza di Dio, perché la Madonna ci dice da sempre, soprattutto in queste ultime apparizioni di cui noi siamo testimoni, perché sono apparizioni del nostro tempo, perché la Madonna ci dice pregate, pregate, pregate? Perché la preghiera ci mette in comunione con Dio, perché invocando lo Spirito Santo ci può illuminare. E se noi siamo illuminati dallo Spirito Santo, se noi siamo in grazia, se noi facciamo un cammino di fede, anche se cadiamo, subito capiamo l'errore. Più ci confessiamo e più sentiamo il peccato, meno ci confessiamo e meno sentiamo il peccato, e più siamo nel peccato, e più pensiamo che il peccato non esiste, perché il peggior tranello che il demonio ha fatto nel nostro secolo è quello di farci credere che lui non c'è. Nel momento in cui lui è riuscito a far credere all'umanità intera che lui non c'è, e va da sé che l'umanità intera diventa carne, soddisfa solo la carne. Ma noi sappiamo bene che il volere della carne è opposto al volere dello spirito. E per salvarci, però, dobbiamo seguire lo spirito, le indicazioni che nostro Signore Gesù ci ha dato, di colei che lo ha generato, colei che sta scendendo viva sulla terra proprio per guidarci, per essere la luce in questo momento. E quindi perché ci parlano sempre di Ramadan? Ma perché non ci parlano della Madonna? Perché non ci parlano di Gesù Cristo? Perché non ci parlano di tutto quello che gli apostoli hanno tramandato, la Chiesa, la tradizione? Perché non ci raccontano di queste bellezze che comunque noi italiani adulti siamo stati, delle quali siamo stati nutriti e malgrado siamo stati nutriti abbiamo la tendenza a dimenticare? E se noi abbiamo la tendenza a dimenticare, abbiamo il dovere invece di ricordare e tramandare alle future generazioni, i nostri figli che non hanno ricevuto tutti questi doni, come potranno salvarsi? Di certo l'aiuto di Dio, perché gli inferi non prevarranno, la Chiesa non verrà distrutta, di certo Dio opererà, ma di certo la tribolazione dovremo attraversarla. E più grande sarà, la tribolazione, in merito a più apertura abbiamo dato al peccato, agli errori e agli orrori. Ora, tornando ai nostri sindaci, noi stiamo dando un potere istituzionale a delle persone che ci hanno preso in giro, che in campagna elettorale ci hanno detto delle cose, no? Tipo appunto sicurezza, lavoro, periferie, quello che dicevo prima, eccetera, eccetera. E ora ci ritroviamo ad avere sindaci in alcune città, Torino e Palermo in primis, perché a Palermo hanno Leo Luca Orlando che era in prima fila, anche lui alla chiusura del Ramadan non riusciva manco a piegarsi tanto bene perché loro almeno sono allenati, noi manco quello. Allora io dico, ma sindaci, ma prima di andarvi a sottomettere all'Islam, ma perché non entrate in una chiesa, vi andate a confessare, andate a pregare, andate a sentire una messa? Che poi magari dopo una santa messa riuscite a togliere la nebbia che avete davanti agli occhi e che non solo sta portando nell'errore voi,
ma insieme a voi vorreste portare nell'errore interi popoli. Comunque, tornando a questa strana chiesa, purtroppo, che non ci sta più ricordando le cose belle, ma ci sta cercando di confondere. Noi a Torino abbiamo il primato di tutto. Abbiamo un sindaco che apre all'Islam, un vescovo che gli cammina a fianco, dei preti, ad esempio, ce n'è uno, non faccio nomi perché giustamente bisogna pregare, eh? Io tutte queste cose qua le sto dicendo perché dobbiamo ricordare che dobbiamo pregare per i sacerdoti, proprio perché questi errori sono pericolosi per loro e per le migliaia di persone che gli vanno dietro. A Torino abbiamo sacerdoti che dicono che la Madonna è la prima donna ad avere l'utero in affitto, dimenticando che si tratta di incarnazione, che i 10 comandamenti sono delle regolette, che la bestemmia è preghiera, hanno messo in chiesa i quadri di Lutero, di Gandhi, dicono che c'è un solo Dio e basta e avanza, altri preti che dicono che non credono al credo, perché magari loro si dedicano, dicono, al dialogo interreligioso, all'accoglienza spirituale dei migranti. Ora, io dico, se accogliere dei migranti ti fa arrivare a dire che non credi al credo, forse c'è qualcosa che non va. Forse dobbiamo accogliere un po' in maniera più adeguata questi migranti e mettere in primis la nostra fede, la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro popolo, i nostri figli. Oppure un altro sacerdote è riuscito addirittura a dire che l'atto di dolore è una tremenda preghiera, che non ha nulla di cristiano. Oppure addirittura, grazie alla curia, è stato fatto un ritiro, che l'anno scorso è stato fermato, un ritiro in convento per un corso sulla fedeltà delle coppie omosessuali. Ora, io dico, la fedeltà, bene, si parli di fedeltà, ma non andiamo a parlare di fedeltà su una coppia omosessuale, perché se vogliamo parlare di amicizia, ok, fedeltà nell'amicizia, ok, ma fedeltà in una coppia omosessuale di un corso fatto in chiesa non va bene. In una chiesa bisogna parlare della fedeltà coniugale tra uomo e donna, tra marito e moglie, dire l'importanza del sacramento del matrimonio. Ma come ci vogliono annacquare la nostra fede? Dicendo che la fedeltà di Dio è come fondamento della fedeltà nei rapporti umani. Ma prima di tutto, questo ritiro è stato fatto nel periodo quaresimale, che bisognava riflettere sulla passione di Cristo. Poi è stato detto che bisogna convertirsi all'amore. In realtà la Chiesa ci deve insegnare che bisogna convertirsi a Cristo. E poi hanno ancora aggiunto in questo ritiro che oggi quanto mai necessario non solo per le persone omosessuali, ma anche per gli etero. Quindi hanno di nuovo equiparato questa fedeltà sia per gli etero che per gli omosessuali. No, la fedeltà è per le coppie etero, perché di coppie diverse non se ne può parlare, non in chiesa. Cari amici, questa sera ho voluto dire quello che pensavo da tanto. Questa accoglienza in questi termini non va bene per la nostra cultura, non va bene per la nostra tradizione, non va bene per il nostro credo. Siamo un popolo intelligente, abbiamo solo smarrito la capacità di organizzarci e di parlare. Dobbiamo pensare che il silenzio è un silenzio colpevole. La verità va detta, non va detta nell'arroganza o nella cattiveria, va detta per il bene del fratello, anche di quel fratello che sta sbagliando, soprattutto per quel fratello che sta sbagliando, che potremmo essere noi un domani, perché noi non siamo, come dire, immuni dal pericolo. Quindi è per questo che dobbiamo camminare sulle vie che ci portano alla giustizia sociale, alla salvezza eterna, supportandoci l'un l'altro, pregando, parlando e tenendoci per mano. Con questo, cari amici, vi saluto.
Però vi voglio salutare con un Ave Maria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E visto che, come dire, un politico italiano è stato attaccato perché ha baciato il rosario, io, che sono ancora una cittadina italiana, bacio il rosario con tutta la devozione possibile. Buonasera a tutti.